Claudia Toffanin ieri a Verissimo ha ospitato Beatrice Luzzi e le ha chiesto un'opinione in merito agli insulti omofobi che Lino Giuliano ha rivolto a Enzo Bambolina. All'inizio l'ex GFina ha fatto finta di non saperne nulla, ma poco dopo ha detto la sua ed ha spiazzato molti telespettatori. Beatrice, prima di condannare le offese, ha dichiarato che la domanda di Enzo Bambolina è stata una mancanza di privacy o una diffamazione e l'ha equiparata al commento omofobo di Lino. Dopo le parole di Beatrice è intervenuta Silvia Toffanin, che ha voluto sottolineare la gravità di quanto scritto dal futuro concorrente del Grande Fratello. Ok, ma quello che ha detto Lino è molto pesante, sono offese omofobe tanto gravi. Enzo Bambolina replica a Beatrice Luzzi. Ieri sera, attraverso delle storie Instagram, il conduttore e TikToker napoletano offeso da Lino ha voluto rispondere a Beatrice Luzzi. L'uomo ha giustamente spiegato che Lino poteva rispondere in molti modi diversi. Il futuro GFino poteva dare dal falso, del bugiardo, poteva diffidare il suo interlocutore, invece di chiamarlo ricca asterisco 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 e... Ribadisco di nuovo, che il mio personaggio lo conoscono tutti incluso Lino. Non dimenticare di dire anche che sei stato con me, seguito da un emoticon con il sorrisino. Un commento, il mio, dal quale si evince punto una palese ironia. Non ho diffamato nessuno e non ho voluto lasciare intendere nulla, anche perché io e Lino nel privato siamo usciti svariate volte. Vuoi per mangiare una pizza o vuoi per un caffè? Quindi sapeva benissimo chi fossi e come agisco, e in tutta sincerità ci sarebbero stati altri milioni di modi per rispondere e non mi sarei aspettato che rispondesse evidenziando un grave messaggio omofobo. Addirittura passare per quello che l'ha provocato e meritevole di tale offesa mi tange profondamente, quando poi a dichiarare ciò è una come la signora Beatrice Luzzi. Lo credo che ancora oggi Lino non abbia compreso la gravità del tutto, anche perché non mi sono arrivate nemmeno le scuse. Molto grave.